Rispetto alle imprese, noi non possiamo chiudere imprese che sono definite aperte, no? Perché questa è una misura che deve essere concordata col governo per fini di sanità pubblica e quindi deve avere una firma di un'ordinanza assieme al Ministro della Salute. Allora, penso che si va a conclamare quello che vi sto dicendo io da giorni, che il lockdown non esiste più, che parlare di ancora misure restrittive davanti a tre quarti d'Italia o metà Italia che sta aprendo. Tu hai citato Fincantieri, avrà 4.000 lavoratori, 4.500 lavoratori, ma io ho guardato tutte le filiere che si possono aprire dai negozi piuttosto che le imprese, direi che a questo punto abbiamo una riserva indiana nella quale ci sono i poveri che non riescono ad aprire. Io ad esempio ho sempre sostenuto che abbiamo la filiera della moda, vi ricordo che la moda è la prima filiera italiana per fatturato, il lusso, eccetera, che oggi viene ancora ritenuta, cioè è difficile spiegare a uno dei nostri della moda, Renzo Rosso della situazione, piuttosto che Benetton o altri, che apre Fincantieri e non può aprire uno stabilimento che produce jeans o magliette. Ma ne prendo atto, non è polemica, però io a questo punto programmo sapendo che non c'è più il lockdown. Allora a questo punto mi concentro sui cittadini, sulle misure di protezione sui cittadini, perché oggi il tema degli assembramenti piuttosto che il tema come si può, dell'isolamento fiduciario che abbiamo voluto intraprendere non esiste più. Cioè, la politica, la strategia cambia. Tant'è vero che stiamo scrivendo l'ordinanza, domani immagino che la presenteremo, perché l'ordinanza la vogliamo riemettere, però avrà un cambio di strategia. Si concentrerà di più su quello che sono i dispositivi piuttosto che su alcune restrizioni che alla luce di quello che sta accadendo ovviamente rischiano di sparire. Però non vi anticipo nulla perché è pur vero che dobbiamo fare un'analisi approfondita rispetto a alcuni temi.